Ben ritrovati, oggi in primo piano la legge sul divorzio che ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Il 1° dicembre del 1970 fu approvata questa normativa che è stata spesso messa in discussione nel corso degli anni, ma ha resistito anche al referendum del 74. Per parlare di questo argomento abbiamo in collegamento Skype l'avvocato Maria Rusolo, benvenuta a 8 Channel, avvocato matrimonialista specializzata nel diritto di famiglia e del lavoro. Allora, Maria Rusolo, intanto grazie per la disponibilità. Partirei appunto dalla legge sul divorzio. In che termini, a tuo giudizio, ha rappresentato un punto di svolta, possiamo dire, nella società italiana? È stata spesso messa in discussione, ma sicuramente ha rappresentato anche una battaglia dal punto di vista sociale unica. Che cosa dice? In quegli anni le battaglie sono state molteplici: la legge sul divorzio, più tardi la legge sull'aborto, lo statuto dei lavoratori. La legge sul divorzio ha rappresentato sicuramente un'evoluzione storica e sociale importantissima. Fortuna che era l'onorevole che è il padre della proposta di legge la presentò nel 1965 e dovette affrontare delle resistenze fortissime. Lui, socialista, dovette anche affrontare le resistenze del Partito Comunista, che all'epoca non era favorevole al divorzio, forse ancora troppo legato alla visione della lotta di classe. Per cui ha rappresentato sicuramente una rivoluzione copernicana in quello che era un paese peraltro estremamente cattolico, dove le donne addirittura venivano considerate come delle non sostenitrici della religione. Io credo che per capire bene che cosa ha rappresentato l'approvazione della legge 898 e che cosa è successo con il referendum del 74, bisognerebbe leggere una lettera bellissima che Oriana Fallaci, subito dopo il referendum, scrive al suo editore, talmente commossa che lei dice che non ha pianto mai così tanto neanche quando il padre viene rilasciato dopo la carcerazione dai fascisti. E è un momento storico importante perché finisce per rappresentare non soltanto un momento di emancipazione per il mondo femminile, ma finisce per essere anche un modo per rendere socialmente evoluto il paese Italia e soprattutto il Mezzogiorno. Il sì al referendum prende oltre il 59% dei voti e mentre gli Stati Uniti, l'Inghilterra ci deridevano, ci guardavano con sospetto perché ancora noi discutevamo di questioni di questo tipo che da loro erano ormai superate probabilmente da quasi un secolo, il fatto che le donne stesse avessero votato per la non abrogazione della legge sul divorzio rappresenta un momento epocale nella storia del paese, anche e soprattutto politicamente. Non faccio soltanto un discorso tecnico-giuridico, ma anche politicamente rappresenta una trasformazione del mondo cattolico in quella fase. Fortissima l'avversione da parte di Paolo VI, che era allora pontefice, e anche la stampa riuscì in qualche maniera a condizionare l'opinione pubblica. Quello che poi è stato negli anni a venire, gli effetti, il risultato di quella legge, su questo potremmo discutere delle ore. Certo, questo è chiaramente il passaggio sulla storia della legge sul divorzio, ma andiamo all'attualità, alla luce anche della sua esperienza di avvocato. Maria Rusolo, intanto effettivamente oggi c'è un aumento di separazioni, come si giustifica, come se lo spiega lei, dal punto di vista anche sociale, oltre che legale naturalmente? Dobbiamo dire che i dati Istat ci dicono che nel 2019 sono aumentate le separazioni rispetto ai divorzi anche nel sud Italia, ma c'è stato anche un calo di matrimoni. Diciamo che non siamo i primi in Europa per numero di separazioni e di divorzi.
dal punto di vista sociale sicuramente il mezzogiorno è la vera sorpresa, ci si sposa di meno ma ci si separa più facilmente e nella mia esperienza pochi anni dalla celebrazione del matrimonio. Sicuramente questo coincide con una trasformazione culturale e sociale che vede anche le donne emancipate, scolarizzate e sicuramente anche titolari di reddito, perché l'elemento discriminante nella scelta di rompere un matrimonio che una volta era una garanzia sociale ed era anche un'etichetta necessaria, soprattutto in determinate parti di questo paese, si può superare proprio quando la donna ha gli strumenti economici per uscire da un meccanismo nel quale non si riconosce più. Questo è un dato sul quale si deve discutere, rispetto al quale non si può rimanere indifferenti. Quindi più le donne acquisiscono capacità reddituale, più le donne vengono economicamente, scolasticamente indipendenti, più hanno la capacità e la forza di sciogliere molto spesso anche matrimoni non per per accidente, ma nei nuclei familiari ci sono anche violenze, vessazioni e situazioni sicuramente non piacevoli. Le volevo fornire un dato che credo che sia emblematico: le donne che più fanno carriera in questo paese dopo 3-4 anni dalla celebrazione del matrimonio scelgono la via della separazione e poi del divorzio, perché è difficile ancora oggi per una donna riuscire a conciliare la famiglia e il nucleo familiare con la missione personale. Questo non accade per gli uomini. Ecco, nel corso degli anni ci sono state naturalmente diverse novità dal punto di vista normativo. Oggi si parla di divorzio breve, avvocato. È davvero più facile dirsi addio tra le coppie a questo punto? Sicuramente l'introduzione della modifica alla norma, l'898, che ha accorciato i termini per arrivare al divorzio, ha reso sicuramente i termini percentualistici anche, non lo dico io, lo dicono i dati dell'Istat, più semplice, più facile riuscire ad ottenere lo scioglimento o la cessazione civile degli effetti del matrimonio. Le resistenze probabilmente anche rispetto a questa evoluzione normativa sono sempre più legate ai matrimoni celebrati con rito religioso, ma non più quanto prima sicuramente. I tempi, se mi chiede invece se l'introduzione del divorzio breve poi ha avuto delle ripercussioni rispetto alla durata dei procedimenti di separazione e di divorzio nelle aule di giustizia, dobbiamo spaccare il paese in due, perché mentre al nord si arriva alla separazione e quindi poi al divorzio con accordi tra i coniugi, a sud c'è un più alto numero di separazioni giudiziali e di divorzi in sede contenziosa. Quindi qui siamo più litigiosi rispetto a quanto accade al nord, ma anche questo mi consente una puntualizzazione, si lega alla minore autonomia economica delle donne. Proprio l'aspetto economico, è vero, avvocato, alla luce della sua esperienza, che molte coppie rinunciano a separarsi proprio per motivi di carattere economico? Una vita da separati è complicata dal punto di vista proprio del mantenimento. Certo, in una famiglia monoreddito diventa estremamente complicato, perché come ci dice sempre il presidente del Tribunale di Avellino, che è una persona meravigliosa nel trattare queste questioni, anche di una sensibilità estrema, nel parlare con apertura alle coppie che decidono di fare questo passo, ci si impoverisce non soltanto economicamente, ci si impoverisce sotto tanti punti di vista, perché non è che la separazione in un'aula, il direttore determina poi che non ci siano più conflitti. C'è poi una zona grigia tra la separazione e il divorzio, soprattutto quando c'è la gestione dei figli, nonostante l'introduzione di un'altra norma copernicana, che è quella dell'affidamento condiviso della prole, che determina scontri costanti. Le dirò, da avvocato, il mio socio, insomma, noi ci occupiamo entrambi di separazione di forze, di diritto di famiglia, ma lui ha anche un occhio diverso, perché si occupa anche di annullamenti
alla Sacra Rota, quindi come dire, abbiamo uno sguardo d'insieme complessivo, diciamo che si apre quella zona grigia nella quale l'avvocato deve continuare a mediare tra i coniugi. La difficoltà economica poteva in passato spingere le donne e gli uomini a non chiedere la separazione. Oggi determina contrasto, ma chiedono ugualmente di tornare liberi. Un'ultima cosa, avvocato, per chiudere questa nostra intervista, il ruolo dei figli a cui ha fatto riferimento. In passato si sosteneva che le coppie non si separavano proprio per garantire i propri figli, ma sono oggi proprio i ragazzi a srammatizzare il caso, insomma, a srammatizzare questa rottura tra i genitori. È davvero cambiato qualcosa rispetto al passato, secondo lei? Se mi consente una cosa, io nella mia esperienza ormai decennale devo dire che quando ci si separa con figli anche più piccoli è molto più semplice, si spiega molto più facilmente quello che sta accadendo, che i genitori rimangono sempre presenti accanto ai figli e che quindi avere una famiglia in continuo dissapore e in contrasto certamente non garantirà quel nucleo familiare che può sostenere e spingere i figli ad essere poi degli esseri umani degli adulti migliori. Non ci si separava, no, non credo che fosse per i figli, credo che non ci si separasse ipocritamente, si diceva per i figli, per non perdere quelle che erano le garanzie che comunque il matrimonio affidava ai coniugi, ma anche una certa stabilità economica, una stabilità legata alla casa familiare che si pensava, soprattutto nel sud Italia. Anzi, io inviterei le coppie che decidono di separarsi a farlo con la coscienza che può finire un matrimonio, ma non si smette di essere genitori, e a dedicarsi in maniera più attenta proprio nella fase successiva alla separazione e al divorzio ad essere genitori attenti e oculati. La guerra tra loro si ripercuote inevitabilmente sulla stabilità e sulla crescita dei ragazzi, a qualunque età, anche se fossero maggiorenni. Bene, grazie Avvocato Maria Rusolo per questi preziosi suggerimenti e buon lavoro naturalmente. Buon lavoro a voi e vi ringrazio per questo spazio. Buona giornata, dottore. Grazie, allora abbiamo concluso, grazie in regia ad Aldo Fenizia e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.